Sindaco Sebastianelli, qual è la situazione nel comune di Terre Roveresche e cosa state facendo per gestire l'emergenza? La situazione è chiaramente delicata, va monitorata in maniera costante, i cittadini piano piano stanno rispondendo, ancora qualcuno forse potrebbe evitare di uscire per accelerare appunto questo passaggio di questo picco del contagio. Noi da parte nostra, oltre alle misure di precauzione che abbiamo adottato anche qui in comune, perché tanti dipendenti lavorano da casa adesso, però comunque sia i servizi essenziali vanno garantiti, abbiamo stanziato un fondo di 120.000 euro che andrà a supporto delle famiglie per l'esenzione del pagamento, il rimborso per chi l'ha già pagato, per la rete del trasporto scolastico e per la rete del centro dell'infanzia. Quindi noi non abbiamo fatto sospensione, ma direttamente uno sconto e un'esenzione delle rette. In più una grandissima parte andrà a sostegno di quelle che è il nostro tessuto produttivo per tutte quelle attività che sono state chiuse dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e per quelli che adotteranno in maniera volontaria la chiusura. È previsto un'esenzione del pagamento della TARI per tutto l'anno e in più sono previsti anche dei contributi per il pagamento dell'IMU oppure del canone di locazione dei propri stabili adibiti a attività commerciali o artigianali. Ci sono, Sindaco, delle modalità particolari per poter accedere a questi fondi? Allora, per quelli che sono chiusi per decreto li andremo a individuare noi. Invece per quelli che vogliono sospendere la propria attività, quindi in maniera volontaria, dobbiamo fare una comunicazione in comune. Quindi i moduli saranno presenti da oggi sul sito del comune, quindi per chi vuole se li scarica, fa la comunicazione, eccetera. Anche da parte sua immagino arrivi un appello ai cittadini a rimanere in casa e a rispettare le regole in questo momento difficile. Esatto, muoviamoci solo se necessario, per ormai sappiamo per lavoro, per motivi di salute, per l'acquisto dei generi di prima necessità e basi. Rispettiamo tutte le indicazioni che sono già tante e soprattutto rispettiamo anche quelle operazioni che alla fine sono legate anche al buon senso e quindi distanza superiore a un metro, laviamoci spesso le mani, utilizziamo prima di tutto acqua calda e sapone, d'alcol, che sono i migliori alleati per favorire per debellare al meglio il virus.